Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo appuntamento con Racing Time, il TG dei motori. Oggi si va in onda di buon'ora rispetto a quello che è il nostro standard per il semplice motivo che pomeriggio ce l'ho bello pieno pieno, non so a che ora finirò stasera, quindi ho preferito anticiparmi un po' il lavoro qui. Dunque, vi ho postato, non so se l'avete visto, un video dove si vede prima l'incidente di Hamilton con Russell, colpa di Hamilton che poteva stare un po' più largo. E poi subito dopo, ragazzi, si vede questo video dove praticamente Hamilton si va a scusare con il proprio compagno di squadra. Mi è piaciuto molto questo gesto, è una cosa che oggi serve sempre di più perché questi ragazzi sono da esempio a tutti coloro che li guardano. Comunque, un'altra domanda, rispondo veloce, veloce a un'altra domanda che mi è stata fatta prima di iniziare con i contenuti di questa puntata. Daniele sta benissimo a Yabusa, semplicemente è molto molto impegnato in quest'ultimo periodo, non c'è nessun problema con lui e penso che mai ce ne sarà perché è una persona talmente in gamba e talmente onesta intellettualmente che è difficile, è proprio impossibile avere un problema con lui, quindi questo è quanto, però ultimamente è proprio tanto tanto incasinato con il proprio lavoro e quindi non riesce più a stare dietro ai video. Ed infine, ragazzi, volevo spiegarvi, e qui iniziamo con i contenuti di questa puntata, perché la gara del Qatar io l'ho trovata interessante nel suo svolgimento. Allora, innanzitutto non abbiamo visto una cosa che a me dà tanto fastidio nella sua estremizzazione, ovvero la gestione degli pneumatici. Sì, c'è stata un po' ci deve essere, ma non in una gara da Formula 1 o comunque in una gara che rientra, non dico nelle gare sprint, ma più o meno quasi. La gestione degli pneumatici estremizzata, così come viene fatta oggi in Formula 1, a mio avviso, va fatta solo nelle gare endurance. Non nelle gare dove tu devi dimostrare di avere la macchina più veloce. Ecco perché questa gara, che per certi versi non è stata così scontata, intanto ci sono stati dei distacchi contenuti rispetto alle epoche che Red Bull lasciava a tutti gli altri avversari. Non parliamo di secondi, di epoche proprio. Invece stavolta no, era lì. E pensate un po', se ci fosse stata in determinati momenti della gara, per questo io l'ho seguita con tanta attenzione, se ci fosse stata, ragazzi, una safety car in un momento particolare, avrebbe potuto rimescolare le carte in maniera incredibile e lo abbiamo visto nella sprint. Quando le prestazioni tra le vetture sono così vicine, se sei dietro, come Verstappen lo è stato nella gara sprint, non è così facile rimontare, ci saremmo divertiti. Ecco perché la gara a me nel suo svolgimento non è dispiaciuta. Ero abituato a vedere quelle cose dove passava la Red Bull e poi dovevo stare così un pochettino, mi appisolavo, prendevo un caffè e dopo un po' passavano gli inseguitori. Qui è stato, concedetemelo, totalmente diverso. E anche a causa, o grazie se vogliamo, a questi tre pit stop obbligatori che tutti hanno dovuto fare. E proprio in merito a questo discorso ci allacciamo al secondo argomento. Però prima aspettate, mi stavo dimenticando una cosa. Dalla TV si percepiva che i piloti comunque non si sono risparmiati nulla, niente completamente, e questo aspetto qua li ha portati allo sfinimento totale a fine gara. Ora, è giusto dire una cosa, perché alcuni piloti hanno resistito di più e altri meno. Piloti come Ocon, che ha avuto un malessere durante la gara e piloti come Sargeant non stavano già bene prima del weekend, e
e quindi, avendo uno stato di salute non perfetto, hanno risentito più di altri di questa roba qui. Poi ci sono stati altri due piloti che si sono sentiti male una volta scesi dalla vettura e sono dovuti ricorrere all'aiuto dei medici. Uno è Stroll che praticamente barcollando è andato a sbattere contro l'autoambulanza e chiedere aiuto. L'altro è Albon che è svenuto a quanto pare in clinica mobile. Però al di là di tutti questi discorsi qua, alla fine io non ero più di tanto stupito perché? Perché le condizioni di umidità erano altissime e quindi mi aspettavo un calo fisico da parte dei piloti che erano costretti a tirare per tutti i giri. Non hanno mai fatto gestione pneumatici, tranne in alcune piccole fasi, soprattutto Leclerc. Però poi per il resto ragazzi hanno tirato come se fosse sempre qualifica e questo li ha portati a esaurire tutte le energie. È pericoloso, ragazzi? Indubbiamente sì, indubbiamente sì. E secondo me la FIA non ha previsto questa situazione. Perché è pericoloso? Perché quando tu a fine gara affronti un curvone che ha una spinta laterale fortissima a livello di G, un po' le energie se ne calano e piloti come Leclerc, quindi uno di quelli più preparati fisicamente, ha detto, anche Russell lo ha detto, che mi è parso molto provato a fine gara, con gli occhi proprio così, ha detto che in alcuni momenti un po' il livello della vista si abbassava, è più che scontato, ma questo perché avviene? C'è un terzo fattore che dobbiamo aggiungere, ovvero l'enorme tenuta che hanno in curva le vetture di oggi. E ricordatevi, nello Snake di Suzuka si sono sfiorati 6G di spinta laterale, 6 volte il peso della forza di gravità, ragazzi. È tantissimo, 6 volte il peso della forza di gravità sul proprio collo sottopone i piloti a uno stress immane e se devono farlo per un giro, come è successo in qualifica a Suzuka, è un discorso, se devono farlo per tutti i giri è tutta un'altra storia. Quindi questo calo dei piloti a livello fisico è successo per la somma appunto di questi tre fattori. Però io non sono sorpreso e anzi me l'aspettavo. Mi ha sorpreso, sapete chi? Alonso. Ragazzi, era il più fresco di tutti. Cioè, è stato incredibile. C'ha 42 anni, questo è un toro bello e buono. Ha una preparazione atletica, ma anche mentale, molto, molto forte. E qui, piloti sfiniti, a causa di cosa? Del format che è stato causato da cosa? Dai cordoli. E allora apriamo un altro argomento. Perché? Quando tu fai un gran premio, vai a fare dei sopralluoghi, soprattutto se la pista è stata parecchio rimodernata, ok? È sicuro che si fanno dei sopralluoghi. È una cosa che avviene a tutte le gare, ragazzi, a tutte le gare dove ci sono delle novità, la FIA manda dei delegati a controllare che tutto sia a posto. Però che cosa hanno controllato sto giro qua? Hanno controllato probabilmente l'hospitality, hanno controllato l'hospitality box, il paddock, le tribune, la sala stampa. Si sono fatti magari a tempo perso anche un giro su una vettura per la pista, però mi riesce difficile che abbiano controllato per benino il tracciato. Mi riesce difficile pensare questo. Per quale motivo? Perché tu lo vedi subito che c'è qualcosa che non va. Vi faccio subito un esempio che ci fa porre una domanda molto molto interessante. Tsunoda, appena ha fatto la prima passeggiata in pista, è stato uno dei primi a fare la passeggiata in pista e quindi studiarsi un attimino il tracciato, è stato il primo, ragazzi, il primo a sollevare il problema. Ha detto: qui i cordoli saranno un problema per le vetture. Poi a seguire ne hanno parlato tutti gli altri. E allora la mia domanda è: chi va?
chi va a fare le ispezioni. Di sicuro non un pilota di calibro, di sicuro non un pilota che ha dei trascorsi importanti, perché un pilota si sarebbe subito accorto che quei cordoli a punta posti in uscita da curve velocissime avrebbero generato, e anche in ingresso avrebbero generato, dei problemi alle vetture. Cioè addirittura Sainz, 99 su 100 il danno avuto al serbatoio è causato proprio da questi sobbalzi continui, da queste sollecitazioni che vanno a innescare una serie di vibrazioni che le vetture non sopportano. Ma ve li immaginate che cosa succede nel corpo dei piloti? È una roba pazzesca. E qui apriamo un ulteriore argomento. Mi sento come quelli che hanno uno scatolo grande, lo aprono e c'è un altro scatolo, lo aprono e c'è un altro scatolo. Perché io mi chiedo, ragazzi, ma i piloti dove sono in tutto questo? Cioè, voi vi immaginate, ieri ho letto anche un articolo che parlava di un argomento del genere, Senna, Mansell, Prost, Schumacher, Häkkinen, Lauda, cioè tutta sta gente qua, Piquet, che avevano i gabbasisi che facevano scintille al posto del fondo quando passavano in una curva. Ragazzi, vi immaginate questi piloti qua a avere a che fare con questi problemi, o piuttosto con i track limits imposti oggi? Ma secondo me avrebbero spaccato le tribune. Oggi ci sono piloti altrettanto probabilmente talentuosi, perché ogni epoca, ragazzi, sforna dei talenti, e oggi devo dire che in Formula 1 di talenti riconosciuti ce n'è tanti, grazie alle academy, grazie ai programmi dei team che cercano di accaparrarsi un pilota talentuoso già in erba, anche se l'erba non è appena nata, deve crescere un po', e questo va a influire non poco nelle tasche dei genitori che provano a far fare carriera ai propri figli. Però, ragazzi, quello che mi chiedo io è perché non si fanno sentire molto di più. L'unico che ogni tanto è una voce fuori dal coro è proprio Lewis Hamilton. Poi per il resto ognuno tira acqua al proprio mulino, all'interesse del proprio team, e questo non va. Quindi noi possiamo lamentarci quanto vogliamo, però alla fine devono essere i piloti a fare davvero casino. Sainz ha sollevato il problema perché ha detto che non sto dando la colpa alla Pirelli. Guardate che cosa è successo nella fattispecie, ma allo stesso tempo è chiaro che c'è qualcosa che non va. Siamo arrivati qui oggi in mattinata e sentite un po', anche questa cosa è assurda, e abbiamo appreso le notizie del cambiamento di format dalla stampa. Nessuno ci ha informato che ci sarebbero state modifiche ai track limits e poi di conseguenza al format della gara. Nessuno ci ha detto che i pneumatici si stessero delaminando o cose del genere. Quindi, ragazzi, questa roba qui è grave, e mi dispiace che sia solo Sainz a sottolineare questa cosa qui, o qualche altro pilota e basta. Tutti i piloti dovrebbero capire che è importante fare gruppo per il proprio interesse, per la propria salute. Un po' come è successo quando hanno introdotto delle modifiche importanti in passato. I piloti spesso si riunivano, si facevano sentire. Adesso, ragazzi, non c'è più questa sorta di comunione, di unione tra tutti i ragazzi che corrono in Formula 1. Questo è un vero peccato, però è un peccato soprattutto per loro, perché sono loro i primi a perderci. Poi andiamo avanti, perché, ragazzi, questa immagine è un'altra delle cose che un po' ci è, come dire, sfuggita. Non so quanti di voi avevano notato che sulla Red Bull di Perez c'era stato, dopo il contatto nella gara sprint, un principio di incendio. Quindi altra cosa che volevo portare alla vostra attenzione. Poi parliamo di aggiornamenti. Siamo andati a vedere un attimino la Ferrari. In molti sono delusi dalla prestazione della Ferrari in questa gara. Io mi domando perché.
Ci aspettavamo che la Ferrari, lo avevo detto e detto più volte, che in un tracciato del genere, che è molto simile alla parte veloce di Suzuka, quindi dove la Ferrari perdeva di più, ebbene ragazzi, parlo dello Snake, ebbene ci aspettavamo che andasse male. Io non sono affatto stupito né del distacco che ha avuto, né della, anzi sono stupito della posizione che è venuta fuori da una gara opaca della Aston Martin e da, soprattutto dall'errore di Lewis Hamilton, che ha tolto una vettura, come dire, importante dalla griglia, la sua, e ha evitato che Russell potesse finire molto più avanti. Quindi no ragazzi, non sono stupito, mi aspetto qualcosina di più dalle prossime due piste, perché non sono tutte come il primo settore di Suzuka, perché la pista di Lusail qui in Qatar era tutta troppo veloce per una vettura aerodinamicamente nata malissimo come la SF23. Ci saranno piste dove si potrà magari sperare in qualcosa di più. Volete che ve ne dica una? Allora, intanto la pista nuova, quella in Las Vegas, dove praticamente il motore verrà chiamato tanto in causa, e mi auguro, se non hanno più motori in Ferrari, che magari ne sblocchino uno in uno dei gran premi precedenti. E poi abbiamo un'altra pista dove forse qualcosa di carino potrebbe saltare fuori, motore permettendo, ovvero il Messico, ma sarà solo la pista, come al solito, a darcene atto. Per quel che è conferma, per quel che riguarda gli aggiornamenti, ragazzi, al di là di qualche piccolo aggiornamento, non aspettiamoci chissà quali fiammate dell'ultimo momento un po' da parte di tutti i team, perché oramai sono tutti concentrati a guardare alla prossima stagione. Forse solo la McLaren avrebbe interesse a introdurre uno step in più importante per poter arrivare finalmente a una possibile vittoria. Infine, però, visto che di aggiornamenti abbiamo parlato, voglio farvi vedere uno dei tre team, l'altro è l'Alpine e il terzo onestamente in questo momento mi sfugge, che ha portato aggiornamenti in Qatar, e l'Alfa Romeo, che li ha capitalizzati anche un po' per il layout della pista con un ottimo risultato nella gara principale. Che cosa ha portato l'Alfa Romeo? Intanto questo piccolo deviatore di flusso qui nella bandella laterale dell'ala posteriore, che serve a migliorare e separare al meglio i flussi che arrivano da questa zona e aumentare un pochino il carico specifico su questa zona qui, quella appunto dove è stata messa. Quindi aumenta un po' il carico della vettura localizzato qui in questo punto. Ma poi la modifica più grande non è questa. Questo deviatorino qui, vedrete che piano piano lo vedremo in tutti i team, sta spuntando come i funghi. Quello che è cambiato è il disegno della B-Wing. Si è cercato di avere un carico maggiore da parte delle due ali poste alla base dell'ala posteriore, sopra il fondo, e anche una maggiore efficienza, un maggiore aiuto al diffusore. Evidentemente tutte queste cose messe assieme hanno funzionato in casa Sauber Alfa Romeo, che forse ha fatto uno dei weekend più interessanti della stagione. Una modifica importante l'ha portata al fondo l'Alpine, nella parte del diffusore, però al momento non ho trovato una foto adatta, quindi datemi tempo che ve la farò vedere. Poi hanno modificato branchie, hanno modificato un po' il raffreddamento delle pance, però queste sono tutte piccole modifiche. La roba più interessante è la casa del topolino posta ai lati del diffusore. Ripeto, datemi un attimino che vi faccio vedere pure quella in una delle prossime puntate. Poi passiamo a una cosa invece simpatica. Praticamente la McLaren ha festeggiato i 500 podi, o meglio anche il superamento, perché a quello che mi risulta sono 501 contando anche la gara sprint. Ebbene, è nata un simpatico
teatrino da questo post che ha pubblicato la McLaren, perché se notate attentamente manca Jenson Button, che ha risposto così: i miei 26 podi, ragazzi, per voi forse non contano, non so se la traduzione esatta è questa, quindi siete solamente a 475. Oh, i social si sono subito scatenati, perché guardate che cosa è saltato fuori: il post modificato in questo modo. Sono curioso di aspettare e vedere la risposta che darà la McLaren dopo questo errore non voluto sicuramente a Jenson Button. Poi passiamo ad altre notizie, perché c'è una buona notizia per quel che riguarda l'Italia nel motorsport. Ricordate, vi ho parlato della Maserati GT2 disegnata, progettata, il capo progetto era lei, dalla nostra Matilde La Guardia, che è uno dei piloti che ha fatto la storia della selezione nazionale piloti e che, come tanti, oggi lavora in squadre importanti, e non vado oltre. Allora, la Maserati ha debuttato nel GT2 European Series alle Castellet con Pirri e Gorini e ha fatto subito pole position e secondo posto a fine gara. Quindi ottimo, ottimo, ottimo risultato. Ovviamente ci sono due piloti, uno un professionista e l'altro un filino meno, che devono un attimino equilibrare le prestazioni, e da qui la pole position, da qui il secondo posto in gara, però entrambi hanno corso veramente bene, al massimo delle proprie possibilità, e hanno capitalizzato il potenziale di una vettura che secondo me è straordinaria. Una vettura che debutta così ha veramente le carte in regola per far bene. E poi 8 ore di Indianapolis, dominata dalla BMW e in generale dai tedeschi. La prima Ferrari è in decima posizione, però se non sbaglio fa parte di un'altra classe, e al secondo posto per quel che riguarda i colori italiani abbiamo Raffaele Marcello, e all'ottavo posto Cairoli su Porsche, il primo su Mercedes. Bene ragazzi, questa puntata di Racing Time si chiude qui, spero vi sia piaciuta. Se è così, lasciate un like, un commento, condividete il video sui vostri social, attivate la campanellina. E a proposito, ho lavato la maglietta, ovviamente non gliela mandavo così com'era, e tra un po' la spedisco in McLaren, così per festeggiare un po' di più i 500 podi. Secondo me faranno una faccia, appunto, interrogativo quando se la vedono arrivare, incredibile. E nulla, dai ragazzi, vi lascio qui, spero di potermi rivedere con voi questa sera. E nulla, vi saluto e poi vi faccio vedere perché il mio pomeriggio sarà così pieno. Ciao!